Ne approfitto per chiedervi un favore a nome di Christian, un favore a nome di tutte le persone che soffrono una condizione, una malattia, persone che semplicemente, non avendo una malattia o una condizione, ma si sentono inadeguate, questo perché vengono abbandonate, schiacciate, buttate via da quella che noi chiamiamo normalità. Normalità semplicemente perché si tratta di masse, masse che hanno in comune una cultura, una religione, un modo di fare, uno stile di vita, una moda, un pensiero. Ma siamo sicuri che sono normali? Siamo sicuri che siamo normali? Che cos'è normale? Quindi per favore vi chiedo di fare più attenzione alle persone che avete davanti, di cercare di imparare, perché in ogni persona c'è sempre qualcosa da imparare. Un adulto ha tanto da imparare da un bambino. Tutti abbiamo da imparare da adulti. Quindi quando ci troviamo davanti a una persona che ci sta chiedendo qualcosa che per noi è incomprensibile. Quando magari lavoriamo dietro un bancone, arriva qualcuno che ci chiede l'impossibile, diciamo: mamma mia, ma questo, ma che vuole da me? Ma perché non si spiega bene? Ma perché non dice le cose nel modo in cui io sono abituato a dire le cose e ascoltare le cose? Allora lì non è quella persona quella sbagliata, ma quella sbagliata. Quelli sbagliati siamo noi che stiamo lì a pensare troppo, a pensare perché non fa le cose come me, ok? Quando invece dovremmo dire: voglio arricchirmi, voglio capire che cosa pensa quella persona, che cosa gli entra in testa, voglio stare nella sua pelle almeno per un attimo, questa cosa mi farà crescere, questa cosa mi farà diventare più sensibile, questa cosa mi farà tornare a casa dicendo: ho capito una persona. Sono venuta incontro a una persona, ho aiutato quella persona. E nell'aiutare quella persona io vado a dormire serena e dicendo: ho donato un sorriso, sono cresciuta. Guardate quante cose si riescono ad imparare, ad acquisire. Ma è bellissimo, piuttosto che stare lì a puntare il dito, a dire: oddio, che pizza. Ragazzi, ma questa cosa ci fa male. Siamo tutto il giorno a lamentarci perché quello ci ha sorpassati, a lamentarci perché non ci ha fatti passare. In macchina siamo tutti disperati. Provate ad avere un po' più calma, la vita è così veloce. Stiamo andando talmente così veloci che ci stiamo perdendo le cose più belle della vita, capire l'altro, la condivisione, imparare dagli altri, soprattutto quelle persone che reputiamo meno all'altezza di insegnarci qualcosa, sono quelle che ci possono, anzi, non ci possono, ci insegneranno veramente, veramente tanto. Questo me l'ha insegnato Christian. Abbiamo imparato tanto da Christian, io e Lester. Perché Christian si emoziona con delle cose piccole che a volte ci sembrano insolite, insolite, innecessarie, un po' strane, ma quando vai ad analizzare per quale motivo Christian ci ha fatto caso. Ragazzi, vi faccio un esempio: i bambini autistici, le persone con autismo non sanno dire le bugie, sapete perché non sono capaci a dire le bugie? Questa cosa forse l'ho detta altre volte, ma lo ripeto ogni volta perché è proprio da pensare, perché non capiscono l'astratto. Sapete che cosa significa non capire l'astratto? Hanno difficoltà nel capire le emozioni, hanno difficoltà nel capire tutte le cose che non sono rappresentate da un'immagine. I sentimenti, per esempio, non sono rappresentati da un'immagine. Ecco perché bisogna tanto lavorare con le emozioni, fargli vedere tutte le faccine, adesso è felice, adesso è triste, insomma. E quindi poi Christian impara, poi tutte le persone con autismo imparano che queste facce nascondono dietro un'emozione. E quindi loro non capiscono la bugia.
bugia, perché la bugia significa inventarsi qualcosa. La realtà è così, questa è la realtà tutta lineare. Poi improvvisamente io mi devo inventare una cosa che non esiste, che non posso vedere, una cosa che mi devo ricordare. Guardate quanta fatica, quanta fatica c'è dietro a tutto ciò. Allora, quando ti trovi davanti a Christian che magari va a dire a qualcuno una verità del tipo non ti voglio bene, non voglio stare con te, e fa male, capisco che dall'altra parte fa male, ma poi quando ci pensi dici cavolo, è la realtà. A volte ce la sentiamo di stare con una persona, altre volte no. Quindi cerchiamo di essere più reali. Chiaramente cerchiamo il modo di essere reali senza compromettere la felicità e l'allegria di altre persone. Quindi troviamo una via di mezzo tra quello che hanno da offrire le persone come Christian, per esempio, questa cosa di riuscire a dire le bugie, ok? E non dico fate uguale, perché altrimenti diventeremo sfacciati, non sempre si può dire tutto, ok? Ma si possono dire le cose in un modo che la persona davanti comprenda, capisca che siamo sinceri, capisca che nonostante gli stiamo dicendo qualcosa che non vuole sentire, è comunque un abbraccio, ok? Dobbiamo, secondo me, lavorare tanto, tanto su questo. Io intanto vi abbraccio forte forte e vi voglio tanto bene, ragazzi, ci riempite di messaggi ogni giorno a noi, e per noi sono coriandoli di carezze, tutto veramente, tutti i messaggi che ci mandate, grazie di cuore. Mi auguro che questo brutto momento passi il prima possibile, perché possiamo abbracciarci non solo con il cuore ma anche stringerci proprio forte, ok? Un bacione e buonissima giornata a tutti, a presto, al prossimo video, ciao ciao!